Al mio paese c'è un ragazzo che ha un albergo, ha rilevato un albergo, ne voleva una quindicina, farli lavorare, pagarli, fare la legna, pulire i sentieri, e non è riuscita a ottenerli, perché se li contendono in qualche zona come pepite d'oro, perché creano guadagno. Allora come la mettiamo? Da una parte non li vogliono, da un'altra li richiedono e non glieli danno. E potrei farvi nome e cognome di questo ragazzo. Ha tentato in Friuli in ogni modo per ospitarne una quindicina. Non glieli hanno dati. Proprio li trattano come merci, come che pepite, paese come è valori. Esattamente? Erto. Allora io non lo so. Il ragazzo è di Erto? E il mio paese, lo sai benissimo quel paese. Erto. Ecco, perfetto. Ecco. Posso chiedere una cosa? E quindi? Poi c'è una domanda della Meloni per lei. Va bene. Meloni, prego. Posso chiederle una cosa? Perché questo ragazzo, per far lavorare, per trovare queste persone che lavorino per il suo albergo, li cerca tra gli immigrati richiedenti asilo e non tra gli italiani? Secondo lei? Perché è un ragazzo che non è razzista né xenofobo e vuole aiutare la gente, insomma, cara signora. Se dice che vuole prendere gli italiani, è razzista verso gli italiani, perché altrimenti dice li prendo tutti. Perché lassù da noi... Invece io temo di sapere perché. Mi fa parlare perché lei è una parlantina tropica. È una parlamentare, parla troppo. Per forza. Adesso devo parlare io. Perché lassù gli italiani hanno lavoro e si danno...